dedicala come la Basilica Romana. Risposi, lo farò secondo l'onore di cui dei martiri. E subito si insinuò l'ardore quasi di un presagio. Ma perché dovrei dilungarmi? Il Signore conceda la sua grazia. Farà la predicazione anche del clero, comandai che si scavasse la terra in quel luogo che sta davanti ai cancelli dei Santi Napoli e Felice. Incominciarono ad affiorare i Santi Martiri, così che afferrarono il silenzio l'urba e la adagiarono nel luogo del Santo Sepolcro. Trovammo due uomini di grande statura, come era propria di quel tempo antico. Tutte le ossa erano integre e vi era molto sangue. Per quasi due giorni vi fu un gran concorso di popolo. Disponevano in ordine i corpi e verso sera li trasportarono nella Basilica di Fausta. Vegliamo nella notte e furono imposte le mani per l'ordinazione sacerdotale. Il giorno seguente li trasportarono nella Basilica detta Ambrosiana. Ora, durante il percorso, un cieco fu guarito. Questo fu il mio discorso al popolo. Fratelli, ci siamo liberati da un peso non piccolo di vergogna, perché avevamo dei patroni e non lo sapevamo. Troviamo questo unico motivo di superiorità sui nostri padri. Noi abbiamo acquistato quella conoscenza dei Santi Martiri che essi perdettero. Vengono estratti da un gli del sepolcro reliquie nobili. Vengono posti in luce i trofei. Il sepolcro è cadono di sangue. Appaiono i segni del sangue trionfale. Furono trovate inviolate le reliquie al loro posto e in ordine, con il capo staccato dalle spalle. Alcuni vecchi vanno dicendo di avere un tempo udito il nome di questi martiri e di averne lette le iscrizioni. La città